Un cordiale saluto a tutti coloro i quali ci stanno prestando la loro attenzione seguendo i nostri appuntamenti settimanali. Ringrazio i partecipanti che hanno accettato l'invito del presidente della Cassa di Previdenza dei Ragionieri e degli esperti contabili Luigi Paiuca e che parteciperanno al 16° forum promosso dalla CNPR. Oggi nel nostro webinar si parlerà di professionista, presidio di legalità o capro espiatorio. Il nostro obiettivo, come di consueto, è di raccogliere le opinioni e le proposte concrete dei nostri autorevoli ospiti. E allora, grazie al senatore Luca Ciriani, Fratelli d'Italia, presidente del gruppo parlamentare a Palazzo Madama. Grazie, buongiorno a voi. Grazie all'onorevole Davide Crippa, presidente del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati. Grazie e un buongiorno a tutti. E grazie all'onorevole Riccardo Molinari, presidente del gruppo parlamentare della Lega a Montecitorio. Grazie per l'invito, un saluto a tutti. Grazie all'onorevole Roberto Occhiuto, presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia alla Camera dei Deputati. Grazie, Pomeriggio. onorevole. Grazie all'onorevole Deborah Serracchiani, presidente del gruppo parlamentare del Partito Democratico a Montecitorio. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Grazie a un autorevole collega giornalista, direttore del TG2, Gennaro Sangiuliano. Buonasera a tutti, spero che mi sentiate bene. Forte e chiaro, direttore. E grazie anche a Claudio Cavallo, consigliere dell'Istituto Nazionale Esperti Contabili. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie a Paolo Longoni, commercialista, consigliere d'amministrazione della CNPR e collega giornalista. Buongiorno a tutti, cominciamo subito il nostro 16° forum. Grazie Paolo, introduciamo l'argomento anche attraverso uno studio pubblicato recentemente dal quotidiano finanziario MF che parla delle paure dei liberi professionisti e mette in evidenza una serie di preoccupazioni. In testa ci sono le fatture non pagate dai committenti e il furto d'identità, ma poi ancora il 30% teme l'esposizione mediatica legate alle inchieste e valuta le protezioni del danno reputazionale. Ma a questo punto la parola va al direttore del TG2, a te, direttore. Buonasera a tutti, benvenuti. Cercheremo di essere rapidi, veloci, ma di dare contenuto a questa nostra chiacchierata. Vedete, qui alle spalle ci sono molti libri, ci sono alcuni classici del pensiero liberale. Io ho collezionato i libri di Einaudi, che è stato il nostro presidente della Repubblica. Ci sono i libri di Alexis de Tocqueville, grande pensatore francese che scrive il saggio La democrazia in America. Ci sono i libri di Milton Friedman, premio Nobel per l'economia, che scrive il saggio Liberi di scegliere. Che cosa accomuna questi grandi pensatori che sono universalmente noti al pensiero liberale? Il valore dei corpi intermedi, cioè tutti quanti sottolineano che una società attiva, una società produttiva e soprattutto una società democratica e liberale non può prescindere dai corpi intermedi. La società non è fatta soltanto dalle istituzioni ufficiali, che per carità sono importantissime e tutti quanti rispettiamo, quindi Parlamento, governo, regioni, enti locali e altre istituzioni, ma una società è fatta anche da quelle migliaia, milioni di professionisti che fungono da cinghia di trasmissione. La definizione non è mia, ma la si può rinvenire in alcuni di questi pensatori, cinghia di trasmissione tra quello che accade nel mondo produttivo e quelle che sono le istituzioni, cioè mediare, diciamo, articolare e far funzionare l'economia. E tutto ciò è ancor più vero in un paese come l'Italia, che è un paese, ricordiamolo, di 300.000 chilometri quadrati a 62 milioni di abitanti, che ha costruito in passato un certo benessere sul settore delle imprese, cioè sul valore delle imprese. E i commercialisti, volendo usare un'immagine maieutica di Socrate, del grande filosofo Socrate, che qualcuno vorrebbe togliere dalle università, i commercialisti sono, come dire, la maieutica delle imprese, perché le aiutano a nascere, le accompagnano nella crescita,
le consolida, no? E si spera che non debbano accompagnarle, come invece poi purtroppo accade, alla morte, perché sono quelli che poi devono occuparsi di chiudere le pratiche. Quindi un ruolo molto importante. Però questo, a dispetto di un ruolo sostanziale, importante, profondo nella società, io so che poi alcuni dei parlamentari che intervengono sono anche poi persone che hanno una loro vita professionale, quindi sanno bene di che cosa io sto parlando. Ecco, a fronte di questa presenza essenziale, necessaria, fondamentale nel mondo produttivo del paese, che cosa emerge? Emerge invece una situazione in cui il 45% dei professionisti ha risentito in maniera significativa, fortissima, della crisi economica determinata dalla pandemia, e addirittura il 50% dei commercialisti immagina di cambiare mestiere perché non ce la fa più a reggere il peso di questa situazione, una situazione che è determinata dalla mancanza di incarichi, da una burocrazia che sfinisce anche i professionisti più attenti e tenaci, anche più organizzati, dalle responsabilità penali che vanno a gravare sui professionisti, e quindi addirittura un 50% ipotizza di cambiare mestiere, di mettersi al riparo da questo peso enorme, gigantesco di responsabilità. Di questo parleremo, ed è questa la prima riflessione che io voglio innestare nel nostro dibattito. Seguo l'ordine di scaletta che mi è stato dato e do la parola, e lo saluto anche perché è un amico, al senatore Luca Ciriani, esponente e presidente del gruppo senatoriale di Fratelli d'Italia. Prego, senatore. Grazie, direttore. Io non so quanto tempo ho a disposizione, cercherò di essere breve, perché la tua introduzione mi offre molti spunti. Io credo che intorno a questo tema, cioè quello delle professioni, si debba fare una riflessione, scusate la ripetizione, di carattere appunto culturale e politico. Perché a me è apparso, soprattutto in questi ultimi anni, dovendomi confrontare in Senato insieme ai colleghi con la crisi della pandemia e con la necessità di approntare strumenti a soccorso e aiuto delle professioni, che in Italia il mondo delle professioni venga considerato come un mondo che vive in una dimensione parallela, in uno spazio diverso e separato da quello dell'economia. Cioè c'è ancora una concezione un po' antica del mondo dell'economia, in cui esiste l'impresa, la grande impresa, esiste lo Stato, i dipendenti pubblici, esistono i dipendenti privati, ma le libere professioni sono considerate come appunto un ente, un mondo che vive da solo, non ha bisogno di aiuti e si arrangia da sé. Niente naturalmente di più sbagliato, anche perché probabilmente è frutto di un'idea purtroppo da lungo superata, che le professioni sono un mondo di gente ricca, che non ha problemi, che vive bene del proprio stipendio. Come hai ricordato tu, in realtà noi stiamo assistendo a una, tra virgolette, proletarizzazione delle attività professionali, e questo è un rischio molto, molto grave, perché moltissime persone fanno fatica a non solo a partire, a far partire il proprio studio, la propria attività, ma anche a sopravvivere. I problemi sono di diversa natura, come tu hai accennato. Noi abbiamo ricordato ad esempio il problema dell'equo compenso, che riguarda soprattutto i più giovani, che sono coloro che avviano dall'inizio, dal principio, la loro attività, con il rischio di essere, tra virgolette, sfruttati dalla pubblica amministrazione o dalla grande impresa. Più in generale, poi mi fermo perché credo il tempo sia finito, io credo che la politica debba fare uno sforzo per considerare l'importanza e la centralità del settore delle professioni, perché all'inizio della pandemia, quando si dovettero approntare i primi strumenti, il sostegni 1, i ristori, eccetera, eccetera, sembrava quasi che questo mondo non esistesse, e all'inizio fu trattato in maniera inaccettabile, con molta sufficienza e con sovvenzioni del tutto inadeguate. Quindi va proprio affrontato in maniera globale il problema della centralità, dell'importanza o dell'importanza uguale agli altri settori del mondo delle professioni. Io partirei proprio da qui. Bene, le idee molto chiare. Adesso andrei dall'onorevole Crippa, che è il presidente del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle. Se non vado errato, lei è un ingegnere, quindi anche lei è un libero professionista, sia pure appartenente ad una categoria diversa, ma credo che alcuni problemi sono comuni. Ecco, di quelle criticità che io ho individuato, lei le condivide, non le condivide? Ci
ci sono tutte quelle criticità, ci sono la criticità principale è quella che l'accesso alle professioni negli ultimi anni ha portato di fatto ad avere, senza ovviamente degli adeguati compensi rispetto alle prestazioni, e qui mi collego anche di nuovo all'appello sull'equo compenso, ma c'è la necessità di avere anche i tempi certi dei pagamenti. Da qui ci fu già nella scorsa legislatura un'ampia battaglia, feci personalmente, sull'obbligo del preventivo obbligatorio come strumento necessario affinché le professioni potessero essere garantite davanti a contenziosi che, essendo stato nel Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della mia provincia, vedevo abbastanza spesso come contenziosi che poi portavano a aver pattuito importi e a portare lungaggini burocratiche per poter ottenere quello per cui si era lavorato. Il vero problema è che oggi, durante la pandemia, è emerso come ci sia veramente una struttura estremamente fragile legata al mondo delle professioni. Non siamo più davanti ai grandissimi professioni degli anni 80, ma il mondo è profondamente cambiato, le partite IVA legate alle professioni sono spesso a basso reddito, per cui c'è veramente un mondo che ha avuto bisogno di un intervento cospicuo di sostegno. Le misure sono state messe in campo dalle casse di previdenza private in prima battuta, poi con un ristoro da parte dei ministeri per i pagamenti, diciamo, dei contributi previdenziali, poi con anche i ristori rispetto alle singole attività. Io credo che ci sia sempre, qua la battaglia è stata molto trasversale, la necessità di alzare ed equiparare alcuni mondi. Faccio l'esempio: quando c'è stata diciamo, le chiusure delle scuole, la pandemia, o il rischio che il proprio figlio dovesse stare a casa in didattica a distanza, ci fu un atteggiamento corretto, che io credo, quello per cui i dipendenti pubblici i dipendenti potevano percepire con un congedo parentale fino al 50% della propria retribuzione, per gestire appunto questa problematica di figli che non potevano per età stare a casa da soli. L'altro lato invece c'era un bonus babysitter, ecco, e basta, è un bonus babysitter molto esiguo, basso, e questo è un tema su cui ancora si deve lavorare a lungo, perché fondamentalmente il vero problema è che quando, ad esempio, tuo figlio, questo insomma è un caso un po' personale, ma mi sento di doverlo rappresentare, il figlio si ammala e tu sostanzialmente non puoi chiamare la babysitter, devi rinunciare alla tua attività professionale con tutte le difficoltà che già oggi questa attività ha al seguito, le coperture assicurative, responsabilità civili e penali. Questo è ovviamente poi differenziata per i vari settori, però oggettivamente è complicato oggi avere la volontà di intraprendere una libera professione con questi rischi, ed è evidente che serve un meccanismo di condivisione maggiore, e in questo caso anche di sostegno economico come settore fondamentale per tutto il rilancio anche della nostra attività economica. Bene, la ringrazio. Allora andiamo al presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia, l'onorevole Roberto Occhiuto. Una volta diventare professionista era quasi uno status sociale, vi ricordate nell'Ottocento si parlava del famoso notabilariato, no? I notabili di paese, cioè le famiglie avevano la convinzione che facendo studiare i figli diventando professionisti avrebbero avuto una vita quantomeno dignitosa, se non addirittura una vita agiata. Adesso mi pare che questa certezza sia stata dispersa, e che cosa può fare la politica? Beh, intanto è proprio così, diceva bene lei. Un tempo diventare professionista in qualche modo faceva standing a livello sociale. Ora noi sappiamo bene che a fronte di una minoranza di professionisti con attività molto ben avviate c'è una larghissima maggioranza che fa fatica ad arrivare a fine mese. E nell'anno e mezzo di pandemia questa larghissima maggioranza ha sofferto moltissimo. Lei all'inizio, direttore, citava di quella strepitosi
Che cosa può fare la politica? Intanto che cosa ha fatto la politica? Perché io vorrei rivendicare quel merito, capisco che forse non è elegantissimo, ma noi di Forza Italia e anche i colleghi della Lega, appena entrati al governo, ci siamo battuti perché i ristori, che mi rendo conto sono poca cosa rispetto ai danni provocati dalla pandemia, fossero elargiti anche ai professionisti. Non è avvenuto così col precedente governo, perché sia col decreto bilancio di maggio del 2020 sia con i decreti di ristoro dell'autunno del 2020 i professionisti erano praticamente degli invisibili, delle persone che non avevano evidentemente nulla da essere ristorati, se ne erano dimenticati. Quindi una volta tanto, insomma, la politica può rivendicare di aver recuperato interesse verso una categoria importante, guardi, ma è importante anche per il tessuto economico del paese. Io sono un piccolo imprenditore, ho un'azienda agricola, un'altra azienda editoriale. Capisco quanto è importante la qualità delle competenze dei professionisti per mettere un'azienda nella condizione di lavorare al meglio. Il tessuto di conoscenze offerto al tessuto economico dai professionisti diventa un'infrastruttura importante anche per le aziende. Allora, che cosa può fare ancora la politica? Beh, intanto andrebbe difeso il regime forfettario delle partite IVA individuali, e secondo me andrebbe allargato anche ai professionisti che si associano, no? Per potenziare appunto la qualità della loro offerta in termini specialistici, e anche per incentivare l'associazione tra professionisti, che non è incentivata se il meccanismo forfettario non opera anche appunto con le associazioni. E poi la flat tax delle partite IVA deve essere il nucleo attorno al quale costruire non solo un aiuto fiscale per i liberi professionisti più piccoli, ma anche appunto un incentivo fiscale alle aggregazioni tra professionisti. Ecco, quindi c'è ancora molto da lavorare, fate bene ad organizzare incontri del genere che in qualche modo mettono i decisori politici davanti alle loro responsabilità. Io ve ne sono grato, così come credo sia un'utile occasione di confronto per tutti noi, anche per i colleghi che avete invitato. Allora, la parola al presidente del gruppo parlamentare della Lega, Riccardo Molinari, che è un avvocato. La professione di avvocato poi per certi versi non è lontana da quella, non è distante da quella del commercialista, si parla delle cosiddette professioni locali, quindi avrà potuto anche lui verificare sul campo la sofferenza di tantissimi suoi colleghi. Prego, onorevole Molinari. Direttore, sicuramente sì, un ricordo che ho ben fisso nella mente nel periodo antecedente alla mia elezione in Parlamento. Ricordo che ogni qualvolta passavo dall'ordine, che fosse al Tribunale di Genova, al Tribunale di Alessandria, al Tribunale di Torino o di Milano, la cosa che era caratterizzante nell'ultimo periodo era vedere la bacheca pubblica, dove abbondavano paginate e paginate, fogli e fogli di colleghi che chiedevano di essere sospesi o cancellati dall'albo, anche solo per non pagare quella quota di iscrizione, quelli che sono i contributi essendo iscritti all'albo. Questo dal metro di come appunto, come è stato detto prima, le professioni che storicamente erano considerate una sorta di nicchia di benessere e una sorta di nicchia di ceto privilegiato, oggi invece stiano letteralmente proletarizzando. E visto che questo noi lo sappiamo perfettamente, la pandemia ha gravemente aggravato la situazione. Per quanto riguarda le professioni legate all'attività fiscale, quindi il mondo con cui ci stiamo confrontando oggi, noi riteniamo che ci sia una stretta connessione tra la semplificazione della normativa burocratica a vantaggio del cittadino, quindi del contribuente, e anche a semplificazione del lavoro del professionista. Ricordava prima il collega Occhiuto il tema del regime dei minimi, della mini flat tax, da sempre la nostra battaglia, quando siamo stati nel primo governo di questa legislatura, nel cosiddetto governo giallo-verde, ci siamo battuti per l'introduzione del nuovo regime dei minimi, della mini flat tax, che è ancora in vigore, quella per chi fattura fino a 65.000 euro al 15%. La norma prevedeva che scattasse poi anche un secondo scaglione di flat tax al 20% per chi fatturava tra 65.000 e 100.000 euro, che non è mai entrata in vigore e che si può fare in base al diritto europeo, perché già esiste in altri paesi come la Francia. Beh, questo è una norma che dal punto di vista dell'esperienza anche diretta
con i professionisti, soprattutto quelli più giovani, quelli più in difficoltà, ha dato dei riscontri immediati, sia dal punto di vista reddituale, quindi per il fatto che molti professionisti hanno potuto guadagnare di più in questo modo, sia dal punto di vista della semplificazione del lavoro del professionista, del lavoro anche delle aziende seguite, dei clienti seguiti. Noi riteniamo che uno dei problemi fondamentali che c'è in questo paese sia il fatto che la burocrazia, la stratificazione normativa in campo fiscale, mangiare in tutti i campi, di fatto sia uno dei primi motivi di mancato sviluppo del paese e abbia anche paradossalmente una funzione non di deterrente rispetto all'evasione o rispetto alla criminalità, ma sono una sovrapposizione normativa e sono delle complicazioni che diventano poi criminogene. E se noi pensiamo che utilizziamo tutta la nostra capacità dal punto di vista dei software e dell'indagine fiscale non per aiutare il contribuente, il professionista a incrociare le banche dati e semplificare gli adempimenti delle dichiarazioni dei redditi e gli altri adempimenti, ma la utilizziamo soltanto per la forza repressiva dello Stato, andando poi a cercare su chi già dichiara e paga, di cercare la virgola fuori posto per poter raccogliere più gettito, ci rendiamo conto di come questo sistema sia completamente da rivedere. Noi dobbiamo avere uno Stato amico che mette a disposizione la sua tecnologia e le sue capacità per semplificare la vita al professionista e semplificare la vita all'utente finale, al cittadino contribuente, e non semplicemente con uno scopo repressivo. Oltre a questo, lei diceva prima, molti professionisti, molti ragionieri, commercialisti si trovano ad avere grandi responsabilità, dover rispondere in prima persona molto spesso anche di errori che non sono fatti assolutamente con dolo e malafede, ma molto spesso la complicazione e la stratificazione normativa porta a fare degli errori non voluti, che nulla hanno a che fare con l'evasione, e una nostra proposta infatti da questo punto di vista è di allinearci agli altri paesi europei e non prevedere delle sanzioni ove non ci sia vera evasione, ove non ci sia il dolo, ma dove c'è un errore formale che la sanzione non possa essere superiore al 15%. Questo per adeguarci appunto a quelli che sono gli standard europei e per prendere atto del fatto che c'è un problema appunto di burocrazia e di sovrapproduzione di norme nel nostro paese. Poi noi proposte ovviamente ne abbiamo molte altre, sapete che la flat tax in generale come strumento di semplificazione era nel nostro programma elettorale, sappiamo perfettamente che in una maggioranza così composita non si può arrivare a questo obiettivo, ma riteniamo che ad esempio la flat tax incrementale, soprattutto usciti dal periodo di pandemia, cioè un'aliquota al 15% senza deduzioni e detrazioni sul fatturato incrementale anno su anno, possa andare a incentivare l'emersione del sommerso, aiutare i professionisti, aiutare anche le imprese e i cittadini contribuenti nell'essere più portati a dichiarare e nell'essere più portati a fatturare anche oltre quelli che sono i limiti. Un'altra proposta che abbiamo è quella di utilizzare il criterio dell'aliquota unica per scaglioni, quindi se non si può fare una flat tax unica in questo momento, la nostra idea sarebbe quella di creare una no tax area per chi ha un reddito fino a 12.000 euro e poi andare a incidere su quell'aliquota dell'IRAP, sull'aliquota IRPEF del ceto medio, abbassandola anche qui in modo da incentivare l'emersione e semplificare voglio dire, la vita al cittadino e ai professionisti. Le cose da fare sono tante, noi c'è poi tutto il tema dell'IMU, della patrimoniale, noi riteniamo che ad esempio gli immobili che non generano reddito non debbano essere tassati, perché per la struttura patrimoniale che si ha in Italia molto spesso l'immobile diventa un costo più che un reddito, e quindi se un immobile non è affittato o è inagibile o occupato riteniamo che non ci si debba pagare sopra l'IMU, e questo l'abbiamo inserito in alcuni emendamenti. Insomma, nei vari provvedimenti che stiamo affrontando stiamo portando avanti queste tematiche e speriamo che ci sia insomma in Parlamento la maturità per poter tutti quanti fare un passo avanti verso una sburocratizzazione, una semplificazione sia per i professionisti e sia una semplificazione e riduzione delle tasse per i cittadini. Grazie all'onorevole Molinari, i temi stanno emergendo, ora li rilancio alla presidente del gruppo parlamentare del PD, l'onorevole Deborah Serracchiani, ascoltiamo lei. Intanto parto un po' da quello che è il motivo che ha dato vita a questo webinar con gli altri colleghi, e cioè la figura del professionista come presidio di legalità o come capro espiatorio. Beh, riflettendoci ho pensato che la Camera e il Senato stanno per affrontare, anche in virtù della recente approvazione del PNRR, una serie di riforme che sono estremamente importanti, riforme per le quali nelle quali la figura del professionista è senza ombra di dubbio fondamentale. Se penso alla riforma
della giustizia, alla riforma della pubblica amministrazione, se penso evidentemente a tutte quelle modernizzazioni a cui possiamo spingere fortemente il Paese, se immaginiamo ad esempio di utilizzare appieno le risorse che sono sulla missione 1 e 2 del PNRR, cioè la transizione digitale e la transizione ecologica. Quindi direi che proprio per questo, e proprio alla luce dell'enorme impegno che avremo nei prossimi anni, anche di procedure che oggi si affacciano come essere, diciamo così, delle procedure volano economico, ma anche estremamente impegnative, penso ad esempio a tutto il percorso del superbonus, la figura del professionista non può non essere necessariamente ed opportunamente un presidio di legalità. Quindi il professionista dovrà essere protagonista di queste riforme, tutte le associazioni di categoria dovranno essere evidentemente coinvolte e condividere quelli che saranno i passaggi più delicati delle riforme di cui ci impegneremo proprio, su cui ci impegneremo proprio nei prossimi mesi. E per quanto riguarda poi l'altra domanda, in qualche modo legata al fatto che purtroppo, come accade per tanti giovani nel nostro paese, accade anche per i giovani professionisti, molti professionisti italiani, giovani e anche meno giovani, stanno in qualche modo emigrando all'estero. Beh, in questo caso, un po' per esperienza, potrei dire che da una parte c'è anche una necessità ormai di confrontarsi con sfide che sono sfide internazionali. Tanti dei professionisti, io personalmente nella mia precedente vita professionale sono stata, mi considero ancora, un avvocato specializzato in diritto del lavoro. Evidentemente sono anche cosciente del fatto che ormai anche una materia come quella del diritto del lavoro si confronta con, non ha più confini in qualche modo, in particolare ad esempio in quelle aree del paese, come il caso del Friuli Venezia Giulia da cui provengo, dove sei costretto, diciamo così, dalla necessità a confrontarti anche con le realtà di paesi esteri. Detto questo, fin tanto che è una scelta e fin tanto che è una spinta in qualche modo dovuta anche alla necessità di aggiornarsi, di costruire delle nuove competenze, di confrontarsi appunto con altri paesi, con la legislazione di altri paesi, con le regole di altri paesi, anche perché le nostre stesse attività produttive e industriali ormai si confrontano con il mondo e quindi chiedono al professionista di avere quelle risposte che da soli non sono più in grado di avere. Penso anche alle imprese, ad esempio del mio territorio, sono imprese che una volta ottenevano, diciamo così, il finanziamento in banca semplicemente andando a prendere un caffè al bar con il direttore della filiale. Oggi è molto più complicato, è molto più complesso. Ci sono tante regole, non soltanto, diciamo, nazionali, ma anche europee da rispettare. Quindi trovo che se questa è una scelta, non solo non è sbagliata, ma è anche una necessità. Certamente se invece è la naturale, diciamo così, conseguenza del fatto che il nostro paese non è competitivo, allora sì che il problema può esserci, il problema può esistere ed è anche, come dire, il problema vero che dobbiamo affrontare come paese, anche utilizzando quelle risorse imponenti che ci dà il PNRR. Non ci dimentichiamo ad esempio che c'è un lavoro prezioso sulle nuove competenze, sulla ricerca di competenze, sull'aggiornamento delle competenze, che può essere estremamente utile per le tante categorie di professionisti, penso ai commercialisti, agli avvocati, ma insomma alle tante categorie di professionisti che in questo senso hanno bisogno davvero di acquisire anche nuove competenze e professionalità. Più in generale, la competitività del paese deve essere un obiettivo anche del PNRR, anche perché ovviamente una volta che la formazione viene fatta in Italia, una volta che il paese spende su quella formazione, come dire, aver speso anche migliaia di euro sulla formazione di una persona che poi dopo sfrutta queste sue competenze e queste sue capacità all'estero, è chiaro che c'è una perdita secca. Quindi ripeto, bisogna trovare un punto di equilibrio, ma in ogni caso per quanto riguarda la cosiddetta competitività del paese, il fatto che purtroppo spesso si è costretti ad andare fuori perché si hanno maggiori opportunità o occasioni, beh, su questo evidentemente la riflessione deve essere una riflessione collettiva e sfruttare il momento epocale, la grande opportunità che abbiamo in questo momento. Grazie, io chiederei di fare un primo bilancio di questo giro che è stato fatto a Paolo Longoni, il nostro consigliere d'amministrazione della CNPR. Sì, allora io sono contentissimo di come si è avviata questa discussione. Si è avviata con la premessa fondamentale della professione come
intermediario culturale tra la società e le istituzioni. Intermediazione culturale che non voglio citare gli scienziati dell'economia, della politica e della sociologia che ha citato il direttore San Giuliano, ma voglio citare solo Max Weber, faceva capo a tradizione, carisma, norma, etica della responsabilità, specializzazione. Che cosa invece sta succedendo negli ultimi anni? Con le cosiddette politiche pro concorrenza, e non ne sto facendo un discorso di casta, credetemi, con le cosiddette politiche pro concorrenza che sono andate a smontare l'impianto delle libere professioni in Italia, è stata promossa la cosiddetta imprenditorializzazione delle professioni, che in realtà come effetto ha prodotto un precariato quasi sistemico, soprattutto per i giovani professionisti. Allora, quello che io voglio provare a sollecitare da parte della politica è l'assunzione di decisioni di sistema, di decisioni strutturali sul ruolo delle professioni nell'economia e nella società italiana al giorno d'oggi, tenuto conto che non è più possibile pensare che sia sostituito. Ecco Max Weber, l'etica del capitalismo, in diretta. Perfetto, io lo prendevo dal lavoro intellettuale come professione, direttore. Non è più possibile pensare che i professionisti trasmigrino dal lavoro intellettuale alla prestazione di servizi. Grazie Paolo. Allora, noi rubiamo per qualche minuto il mestiere e l'attività al direttore del TG2 San Giuliano e io e Claudio Cavallo andiamo avanti per formulare una domanda al senatore Molinari. A te Claudio. Grazie. Allora, nel piano NRR sono previste diverse riforme. Una in particolare che ovviamente interessa la nostra categoria è quella della riforma fiscale, sulla quale l'onorevole Molinari ha già in parte risposto. Abbiamo però sentito in questi giorni diverse proposte, dalla revisione dell'aliquota IRPEF alla flat tax, alla reintroduzione dell'IRI introdotta all'epoca dal governo Renzi, se mi ricordo bene, ma mai entrata in vigore, al superamento dell'IRAP, alla possibilità di rateizzare su 12 mesi le imposte dovute o la rimodulazione anche dell'aliquota delle rendite finanziarie. Sappiamo tutti che entro il 30 giugno dovrà essere presentata un documento unitario di questa base della riforma. Vorrei sapere dall'onorevole Molinari quale componente della maggioranza, quindi del governo, se può darci qualche idea di come potrà svilupparsi nel futuro il fisco italiano. Grazie. Sì, diciamo che alcuni dei punti li ho già, insomma, illustrati, quelle che sono le nostre proposte che stiamo portando avanti sia nel ragionamento che si sta facendo in Commissione Finanze, che Commissione Finanze sta lavorando, diciamo, a delle linee guida da sottoporre al governo per il testo sulla legge delega fiscale, che, come giustamente avete ricordato, è uno dei pilastri, insomma, una delle prime riforme che abbiamo inserito nel PNRR, quindi che l'Europa ci chiede di realizzare per accedere ai noti fondi del recovery. È chiaro che c'è un dibattito in cui si parte anche da posizioni, diciamo, molto diverse. E i punti più qualificanti sono quelli che lei ha ricordato. Ha aggiunto un elemento rispetto a quello che dicevo prima, che è il discorso di spostare l'acconto di novembre delle tasse, dilazionandolo da gennaio a giugno dell'anno dopo, in modo da in questo modo garantire maggiore liquidità ai professionisti, garantire maggiore liquidità ai cittadini. Nella stessa ottica c'è anche il tema di cancellare la ritenuta d'acconto al 20%, questo sempre per far sì che ci sia una liquidità immediata e soprattutto che sia difficile che poi il professionista vada in credito con l'Agenzia delle Entrate e quindi, insomma, non ci sia neanche poi quello che è un altro grande tema che noi poniamo, cioè la cedibilità del credito fiscale. Come è noto, non tutti questo possono farlo, ci sono grandi intere categorie
professionali e categorie imprenditoriali che chiedono di poter cedere i propri crediti per poterli monetizzare, poter fare investimenti, cosa che non tutti possono fare. E quindi la cedibilità del credito fiscale, dal nostro punto di vista, è un altro punto fondamentale che deve essere affrontato, come il completamento del regime dei minimi di cui parlavo prima. C'è una legge già approvata dal Parlamento, è stata attuata, anche se poi rivista, per chi fattura fino a 65.000 euro, ha avuto un grande impulso soprattutto sui professionisti, sui giovani, sulle imprese, sui commercianti di più ridotte dimensioni che iniziano la loro attività. Riteniamo sia fondamentale concludere arrivando fino ai 100.000 euro, perché questo è un grande elemento di semplificazione, di emersione del nero e di aiuto economico alle partite IVA. E vi dicevo, poi c'è il grande tema, anche qui il tema dell'IMU, quindi della tassazione del patrimonio. Per come è strutturata la gestione del risparmio in Italia, pensiamo che si debba rivedere questa tassa su quegli immobili che assolutamente non generano reddito, e quindi gli immobili che sono occupati, che sono sfitti e che appunto rappresentano un costo, non sono fruibili e non possono ulteriormente essere tassati. Oltre a questo, vi dicevo, poi c'è la proposta di legge Bitonci, che ovviamente è una proposta che noi stiamo portando nel tavolo di trattativa, insomma, sulla legge delega fiscale, che prevede una revisione delle aliquote col sistema della flat tax, cioè lasciare la progressività delle aliquote ma semplificarle con un'aliquota unica e superando il sistema delle detrazioni e delle deduzioni, andando ad abbassare quella che è l'aliquota per il ceto medio e creando questa no tax area per chi ha un reddito fino a 12.000 euro. Questo è un altro elemento di semplificazione, che ovviamente non è la flat tax per tutti, che sappiamo perfettamente che non si può fare, ma è sicuramente un'introduzione di questo concetto e una semplificazione che va incontro sia all'esigenza di ridurre le tasse sia all'esigenza di sburocratizzare. Questi, diciamo, che sono a grandi linee i temi principali che un po' portiamo al tavolo e un po' stiamo portando avanti anche nei vari provvedimenti, dal decreto sostegno al decreto semplificazioni, con degli emendamenti di merito sulle varie tematiche. Bene, la ringrazio onorevole Molinari. Io darei via a quello che secondo me può essere il secondo argomento di questo nostro forum, di questo nostro ragionamento, ed è legato alla responsabilità, diciamo, alla responsabilità penale che hanno spesso i professionisti, che sono diventati, come dire, poi i terminali di un determinato di determinate questioni. Cioè, recentemente è stato lanciato un nuovo appello al Parlamento sul regime della responsabilità patrimoniale di revisori dei conti e sindaci delle società pubbliche e private attualmente esposti a rischi illimitati sia da un punto di vista civile che da un punto di vista penale. Io ci metterei anche poi la Corte dei Conti. Ecco, quale può essere in questo ambito la risposta del legislatore? Perché poi molti professionisti incominciano a ripensare la loro funzione, il loro ruolo, proprio perché hanno paura, sono terrorizzati da responsabilità che possono cadere sulla loro testa, anche laddove, lo ha accennato prima l'onorevole Molinari, si tratta di errori formali e non di errori sostanziali, laddove non c'è dolo. Io di formazione sono un giurista, laddove non c'è dolo ma c'è soltanto colpa, ma poi colpa spesso indotta, come diceva Molinari, dalla stratificazione legislativa. Allora, senatore Ciriani, la sentirei su questo punto. È un argomento molto interessante, anche molto complesso, soprattutto per quanto riguarda i revisori degli enti pubblici che sono sottoposti, come ha ricordato giustamente lei, al controllo della Corte dei Conti. Qui negli ultimi anni purtroppo è invalsa una logica per cui il mondo dell'amministrazione pubblica, sempre quanto riguarda i sindaci, gli amministratori pubblici, che per quanto riguarda i revisori, devono essere pagati poco anche a fronte di impegni notevolissimi e molto rischiosi. Invece o introduciamo un criterio di merito, il merito va pagato, le professioni vanno pagate profumatamente se serve e le responsabilità quindi sono adeguate allo stipendio, altrimenti se si pretende di pagare poco un professionista non si può poi chiedere a questo professionista di rispondere in prima persona di danni, io mi riferisco soprattutto ai danni erariali o alle responsabilità di altro genere per milioni e milioni di euro che non saranno mai in grado di pagare peraltro. Quindi noi abbiamo proposto, un po' provocatoriamente, ma neanche tanto, che la responsabilità sia proporzionata al compenso. Non puoi chiedere una responsabilità mille volte superiore a quanto ti viene assegnato
dall'ente pubblico, dalla pubblica amministrazione o comunque dal tuo ruolo di revisore dei conti. Questo secondo noi è un nodo che va affrontato, altrimenti si potrebbero trovare dei professionisti che rischiano in proprio di fronte a responsabilità così grandi. Dopodiché, se posso aggiungere molto velocemente, mi sarebbe piaciuto fare una breve riflessione sulla leva fiscale, che è l'unica leva che abbiamo a disposizione per cercare di aiutare concretamente il mondo delle professioni. Le regioni qualcosa fanno con dei contributi a sollievo o degli incentivi, a sollievo della strumentazione, delle erogazioni, ma sono piccole cose. La leva è naturalmente quella fiscale. Io condivido l'idea di un regime forfettario elevato a 100.000 euro con un secondo scaglione che purtroppo non è mai partito. Sono naturalmente favorevole al flat tax incrementale perché ne abbiamo fatto una battaglia, ne abbiamo proposta un sacco di volte, purtroppo non è mai stato possibile approvarla. Anche la riduzione o la cancellazione della ritenuta dal conto potrebbe essere un aiuto in questa direzione. E in tema di responsabilità, e poi concludo, direttore, ricordo la battaglia condotto il senatore De Bertoli, ma in compagnia di quasi tutti i partiti del Parlamento, per la tutela dei professionisti in caso di malattia. È una cosa che manca, una cosa richiesta da tanto tempo. Speriamo che tutti quanti insieme almeno questo piccolo traguardo si possa raggiungere, perché anche la tutela del professionista malato è una delle tutele che è stata molto richiesta in questi anni, che purtroppo non è mai stata realizzata. Bene, allora adesso andrei dall'onorevole Crippa proprio sullo stesso tema, cioè sul tema della responsabilità e soprattutto se effettivamente il Parlamento intende aggiustare questa prospettiva. Ma il problema che si pone oggi su questo tema è quello che si può generare un allontanamento dalle procedure di controllo, perché un po' la disaffezione, un po' i rischi elevati, un po' il 50%, come veniva detto all'inizio, dei professionisti che sarebbe disposto a lasciare la propria professione in quanto non in condizioni economiche per poter continuare, abbiamo coperture assicurative elevate da un lato, e soprattutto c'è un tema che deve trovare un difficile, questo sicuramente non immagino un percorso semplice, ma ci deve essere un equilibrio tra due grossi principi, perché da un certo punto di vista è evidente che si diceva che bisognerebbe limitare le responsabilità e circoscriverle anche alle azioni concrete e reali che diciamo sindaci e revisori possono fare. Spesso sono, come si è detto, da un lato, no, come capri espiatori e soggetti che, in quanto titolati di assicurazione, quelli aggredibili, se io devo essere un soggetto che si può rivalere, sicuramente penso di aggredire colui che ha d'obbligo un'assicurazione, quindi ho sicuramente più possibilità di ottenere un ristoro di un danno o di un'ipotesi di danno, perché dall'altro lato, se invece cerco di proseguire l'amministratore che magari ha cagionato alla base il vero danno reale, non ha, avendo una copertura assicurativa obbligatoria, questo mi risulta meno appetibile da un punto di vista del ritorno del mio danno economico. Dall'altro è evidente che ci sono casi dove, come insomma qualche anno fa, le cronache molto grandi come il caso Parmalat, ma poi anche casi più piccoli e minori, dove i ruoli di garanzia nell'interesse di terzi, collegio dei sindacale, dei revisori, dove comportamenti scorretti hanno poi di fatto portato un danno ai professionisti veri e seri. Per cui dobbiamo trovare potrebbe portarci ad estendere magari anche l'obbligo assicurativo agli amministratori di società, in modo tale che quantomeno non ci sia questa corsa, sono tenuti ad avere un'assicurazione obbligatoria e invece che andare a perseguire più facilmente colui che ha cagionato, colui che ha
effettivamente realizzato la problematica. Spesso appunto il tema vero è cercare un punto di equilibrio di questo bilancio. Io sono convinto che insomma sia sempre un po' una missione quella di continuare a portare avanti le professioni, di essere iscritti agli albi, e molte delle questioni che vengono poste da più parti, sono anche in maniera trasversale, maggioranza e minoranza, hanno sempre un'unione di intenti. Io la prendo come buttata quella della proporzionalità del danno sul compenso, perché avendo tolto i minimi tra i fai, questa situazione evidentemente si ripercuote una guerra tra poveri, ma comprendo che fosse un'estremizzazione per cercare di suonare una sirena che giustamente deve essere attenzionata. Bene, allora, responsabilità dei revisori, responsabilità degli amministratori, responsabilità dei professionisti. Su questo tema la parola all'onorevole Roberto Chiuto. Sì, guardi, penso che la responsabilità patrimoniale limitata dei sindaci e dei collegi sindacali e dei revisori legali è un principio letteralmente sproporzionato, proprio perché prescinde da qualsiasi elemento ragionevole di proporzionalità, no? E dai parametri relativi ai compensi percepiti per l'attività svolta, per il giro di affari della società. Quindi non credo sia risibile legare questi due aspetti tra di loro. Devo essere onesto, insomma, se ne parla da tanto, ma fatico a essere ottimista, perché serve una volontà e una compattezza politica straordinaria per scardinare questo che è diventato un vero e proprio totem che la magistratura difende ogni qualvolta si cerca di cambiarlo. Ed è incredibile che lo faccia proprio la magistratura, perché proprio i magistrati sono quelli che sono più refrattari in assoluto alle proprie responsabilità, sono i primi a vedere di cattivo occhio qualsiasi ipotesi di ridimensionamento della responsabilità altrui, ma poi non vogliono in qualche modo riconoscere le loro responsabilità. Serve invece un riequilibrio tra chi non risponde mai delle proprie azioni e chi invece viene chiamato a rispondere addirittura illimitatamente, persino per azioni altrui come appunto gli organi di controllo. È una maggioranza molto eterogenea quella che compone questo governo. Non sono ottimista sulla possibilità di affrontare e di risolvere questo problema. Proprio in ragione della eterogeneità, questa maggioranza sta facendo moltissimo, il governo sta facendo tanto, ma su alcune questioni come questa, che meriterebbero di essere risolte, io ahimè non sono molto ottimista per l'appunto. Grazie, io a questo punto chiederei al direttore San Giuliano di farci un suo bilancio su quello che abbiamo ascoltato fino ad ora. Ma è un dibattito di qualità, perché si tratta di persone che svolgono, fanno politica, però hanno anche in alcuni casi delle origini professionali, quindi sono in grado di percepire quali sono i problemi sul campo. La mia impressione è che in generale la politica sia troppo legata a degli schemi dell'Ottocento, cioè va bene preoccuparsi del blocco dei licenziamenti, va bene preoccuparsi della cassa integrazione, però c'è appunto un'Italia che si è proletarizzata in maniera molto estrema, in maniera molto forte, che è quella delle professioni, che pure invece ha rappresentato, cioè se uno si va a studiare quello che fu il miracolo economico italiano degli anni 50-60, le professioni seppero svolgere un ruolo propulsivo molto importante, perché erano libere, erano ben retribuite e, come dire, vedevano esaltato il loro ruolo attivo all'interno dell'apparato produttivo. Adesso invece le professioni sono strangolate dalla burocrazia, oppresse dagli adempimenti, mal pagate, e poi l'ultimo elemento che abbiamo verificato insieme è stato l'elemento della responsabilità, che comincia ad essere qualcosa di pesante, per cui poi alla fine che cosa succede? Che cosa potrà succedere? Che le migliori menti che escono dall'università
e che una volta sceglievano di fare i commercialisti, gli avvocati, gli ingegneri liberi professionisti, cioè i giovani, quelli che avevano i voti più alti, che avevano meglio studiato, o i notai o cose del genere, adesso hanno la forte tentazione di trovarsi un impiego in un'azienda come lavoratore dipendente, perché questo li mette al riparo da preoccupazioni e da responsabilità patrimoniali. Questo è il mio commento. Grazie direttori, allora le conclusioni come di consueto le affidiamo a Paolo Longoni, consigliere d'amministrazione della Cassa Ragionieri. Io voglio ringraziare tutti per questo dibattito, che è stato un dibattito secondo me pieno di contenuti sulla questione delle responsabilità dei professionisti ed in particolare delle responsabilità che gravano sui professionisti che si occupano di controlli, e cioè revisori, sindaci. Io riscontro sempre da anni, ogni volta che capita di parlare con rappresentanti delle forze politiche, un medesimo comune filologico. Tutti concordano sul fatto che le medesime responsabilità patrimoniali e penali a carico di sindaci e revisori rispetto a quelle degli amministratori sono una enormità giuridica, non fosse altro per il presupposto che se io sono seduto al tavolo del collegio sindacale di una società importante percepisco un compenso che è una frazione dell'1% del compenso degli amministratori, eppure assumo gli stessi rischi. Però nonostante si riscontri l'unanimità sempre in dibattiti di questo genere, il professionista presidio di legalità, non dimentichiamolo, il codice della crisi d'impresa, che è l'unica norma, l'unico corpus di norme che è stato emanato di recente anche su questa materia, ha assolutamente aggravato le responsabilità degli organi di controllo. Non è intervenuto affatto sulla necessità di graduare queste responsabilità, ma anzi ha dato agli organi giurisdizionali strumenti molto più pregnanti, pesanti e incisivi per aggredire i soggetti responsabili o presunti tali delle crisi d'impresa e dell'insolvenza. È necessario anche qui un intervento sistematico e un intervento che una volta per tutte distingua la colpa dal dolo, l'attore vero dal soggetto che controllava e così via. Comunque ringrazio tutti e ci vediamo la settimana prossima, sempre in questi nostri eventi. Grazie. Grazie Paolo, siamo ai saluti finali, quindi io ringrazio i parlamentari che hanno accettato l'invito del presidente della Cassa dei Ragionieri e degli esperti contabili Luigi Paiuca e che hanno partecipato al 16° forum promosso dalla CNPR sul tema professionista, presidio di legalità o caprio espiatorio. E quindi grazie al senatore Luca Ciriani, presidente del gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia Palazzo Madama. Grazie all'onorevole Davide Crippa, presidente del gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle a Montecitorio. Grazie a voi. Grazie all'onorevole Riccardo Molinari, presidente dei parlamentari della Lega alla Camera. Grazie a voi, buon lavoro a tutti. E grazie all'onorevole Roberto Occhiuto, presidente dei deputati di Forza Italia alla Camera. Grazie a voi e grazie per l'invito. Grazie anche all'onorevole Deborah Serracchiani, presidente del gruppo parlamentare del Partito Democratico alla Camera dei Deputati. E un ringraziamento al direttore del TG2, Gennaro San Giuliano. Grazie a voi, grazie davvero. Grazie ancora a Claudio Cavallo, consigliere dell'Istituto Nazionale Esperti Contabili. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie anche a Paolo Longoni, commercialista, consigliere d'amministrazione della CNPR e collega giornalista. Ci vediamo lunedì prossimo su questa stessa linea in questi nostri eventi. Grazie.
a tutti coloro i quali ci hanno dedicato la loro attenzione seguendo il nostro appuntamento di oggi, va il mio personale ringraziamento ed un cordiale saluto.